Ciao, una nuova collana, molto felice, finalmente sono riuscita a mettere, come vedete, le daghe obliche, non stanno dritte. La collana si chiama Il Vento, ho bisogno di perline di 4 mm, una chiusura T-bar e ho utilizzato queste daghe cinesi, vedete? Non sono uguali a quelle altre. E il filo l'ho utilizzato questo filo da pesca. Abbastanza facile da fare, solo dovete essere molto 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 attenti. Metto filo nell'ago, faccio un nodino qui alla chiusura e metto 122 perline di 4 mm, 3, 4, 5 e così fino a 122 perline. Messo 126 perline di 4 mm, metto quell'altra parte della chiusura mia, la mia chiusura T-bar, entro nelle prime 6 perline di 4 mm, 2, 4, 6, 5, anche la sesta, tiro bene il filo. Okay. E poi inizio a fare come alla peyote, metto una perlina, salto una, entro nella prossima. Guardate, esco qui, entro nella prossima. 2 secondi. Poi un'altra perlina di 4 mm, salto la prossima, entro in quell'altra. Faccio così, fine quasi alla fine. Devo lasciare le ultime 4-5 perline. Vedete? Esco da questa, metto una perlina di 4 mm, salto la prima, entro nella seconda. Praticamente questo è il peyote. Arrivati alla fine, metto l'ultima perlina di 4 mm, entro nelle ultime 5 perline di 4 mm, così. La lavorazione mia è in questo modo. Entro un'altra volta qui nella chiusura, perché ho anche il filo, faccio ancora un piccolo nodino. Per sicurezza. Poi rientro in tutte le 5 perline, piano piano, entro anche nella perlina sporgente e metto 2 perline di 4 mm, una daga. Entro nella prossima perlina sporgente. Vedete? Altre 2 perline di 4 mm, un'altra daga. Entro nella prossima perlina sporgente. No, scusatemi. Quindi metto la prima, entro in questa perlina di mezzo. Scusate, non so che sia nella mia testa. Entro in quell'altra. Entro e metto 2 perline e una daga. Attenzione, le daghe, questi cinesi li dovete mettere tutte nella stessa direzione perché non sono uguali. Davanti e dietro non sono uguali. Vedete? Poi questa di mezzo. E poi una di queste due e un'altra volta verrà 2 perline di 4 mm e una daga. Entro in prossima, poi in questa da sola qui e poi rientro. Praticamente dobbiamo lavorare due di questi entro in questa di mezzo, altre due di queste entro in questa di mezzo. Non so se mi avete capito.
Quindi esco di qui, metto due perline 4 mm in una daga, entro nella prossima sporgente, quindi salto quella quale è da sola, poi entro in quella da sola, vado attenzione al filo, entro in quell'altra sporgente, okay. Metto due perline di 4 mm, una daga, lo porto alla fine del filo, entro nella ultima sporgente, vedete? Poi entro in tutte quante fino alla fine e torno. Vengo fino alla chiusura e poi torno e esco prima di questa perlina di qui. Vedete? Qui esco. Prima di dove iniziano queste due. Metto due perline di 4 mm e entro nella daga. Poi entro anche nelle prossime due perline di 4 mm e tiro bene il filo. Vedete? Poi metto sul lago una perlina di 4 mm, entro nella daga successiva, prossima daga. E le due 4 mm subito dopo. Vedete? La mia lavorazione è così. Solo all'inizio sono uscita prima di queste due, ho messo due perline di 4 mm, sono entrata nella daga. Poi entro anche nelle due super scusate, nelle due 4 mm, metto un'altra perlina di 4 mm, entro daga 2 4 mm quale sono già, un'altra aggiungo un'altra 4 mm, entro nella daga. Praticamente faccio così fino alla fine del mio filo. Fila, entro, esco della daga, entro nelle prime due 4 mm, poi aggiungo un'altra perlina di 4 mm e entro nella daga successiva. Così è dietro, così è davanti. E faccio così fino alla fine della mia fila. Sono all'ultimo, guardate, sono entrata in queste due. Uscita da queste due perline di 4 mm, aggiungo subito un'altra, 2 secondi. Entro nella ultima daga e nelle tutte le perline. Quale li trovo davanti di 4 mm. Vedete? Per arrivare alla mia chiusura. Ecco. Aggiungo con il filo al capo dove è la chiusura, faccio qualche nodino, poi rientro. Nel primo e nell'ultimo passaggio per dare un po' di stabilità al mio lavoro. Praticamente il mio lavoro è già pronto, guardate tutte e due le collane. Spero che vi piaccia. Io ho faticato parecchio per sistemare in questo modo le daghe. Un bacione, ci vediamo al prossimo video tutorial.